Ci troviamo pure all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è stato ricoverato un quindicenne di Melito. Il ragazzo è stato aggredito alla fermata della metropolitana di Chiaiano, era in compagnia di due cugini, tutti della stessa età, 15 anni appena, residenti tra Melito e Mugnano. Era in attesa dell'arrivo dell'autobus, erano appena scesi dalla metropolitana quando sono stati aggrediti proprio fuori allo stazionamento da una quindicina di ragazzi dell'età dai 14 ai 18 anni per futili motivi, e il ragazzo, il quindicenne, è stato ricoverato in ospedale, sottoposto a intervento chirurgico. Gli è stata asportata la milza, ma ascoltiamo il racconto dei cugini che erano con lui al momento della rissa. Che cosa è successo, ragazzi? Stavamo uscendo, dovevamo andare a Qualiano, stavamo uscendo dalla metropolitana, nemmeno il tempo di uscire, dei ragazzi ci hanno aggredito. Eravamo noi tre, stavamo vedendo gli orari del pullman e sono venuti più o meno 15 ragazzi e ci hanno aggredito. Poi che cosa è successo? Comunque ci siamo messi in mezzo per dividerli e appena il ragazzo che ora è stato operato, Che è vostro cugino, tra sì, l'altro. si è alzato. Noi poi, come dire, ce li siamo portati appresso e siamo scappati. Siamo andati fuori un bar e qui c'erano dei signori. I signori poi ci hanno detto di chiamare i carabinieri. Così abbiamo fatto. Io poi sono ritornato fuori alla metropolitana per vedere come stava mio cugino. E lì le guardie che c'erano hanno detto: vabbè, ragazzi, vi chiamate le guardie che poi se la vedono loro. Poi invece le guardie sono, cioè voi siete andati, siete tornati a casa perché non Non posso. so, sì. E compagno a accompagnarci. poi dopo Gaetano a casa aveva dei dolori forti Sì. alla milza perché è La stato preso a milza calcio e anche a pugni. me, Quanti io alla spalla. ragazzi erano? Una più o meno Erano. 15-20. E l'età? L'età dai 14 in su, fino a 18-20. Cosa vi hanno detto lì? Che questi ragazzi stanno sempre fuori parliamo della metropolitana di Sì. Sì, Chiaiano, quindi stanno sempre lì, stazionano lì e fanno questo quasi tutti i giorni. stanno sempre anche sabato, anche se c'è solo un ragazzo, lo prendono di mira. Non è che lo fanno, anche per esempio un po' più avanti c'è un posto che si chiama Attilio, lo fanno spesso anche lì. O stanno lì o fuori la metropolitana, prendono sempre di mira i ragazzi, diciamo, più, un po' più, diciamo, si vede dalla faccia che sono un po' più bravi, si fa. Tutto è successo alle 18:30, Sì. adesso Gaetano lo stanno Operando. operando. E quali sono le sue condizioni? Condizioni dice che hanno un'emorragia, che c'è un'emorragia e ci hanno esportato la milza. Non so perché. Però ora hanno finito l'operazione, hanno detto solo che ci hanno tolto la milza, non so cosa.